Ricci assente al confronto con Persiani, diserta il dibattito ad Antenna 3, il rammarico del nostro direttore. Sei comuni toscani al ballottaggio, in tutti c'è un candidato del centro-sinistra, soddisfatto Gianni. Maltempo, Gianni chiede al governo finanziamenti anche per i comuni della Toscana. Classifica Genas, tutte e tre le aziende sanitarie della Toscana sono presenti. Cultura della legalità, terminato il ciclo di incontri tra carabinieri e studenti. Prima edizione della Lunigiana Col Run a Fevizzano, domenica la corsa più colorata dell'anno. Un saluto a tutti i nostri cari telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione curata da Antenna 3. Apriamo il nostro telegiornale con una informativa del direttore di Antenna 3 in occasione della registrazione della trasmissione dedicata al ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune di Massa con i due candidati Ricci e Persiani. Il candidato a sindaco del centro-sinistra, Enzo Romolo Ricci, ha rifiutato il faccia a faccia con il candidato del centro-destra, Francesco Persiani, organizzato negli studi di Antenna 3. Ieri pomeriggio, invece, Ricci ha partecipato al dibattito con Persiani, andato in onda in una emittente con sede a Lucca. Al di là del comportamento rispettoso nei confronti dell'unica TV della città di Massa, che opera nell'informazione da oltre 43 anni, Ricci ha perso l'occasione di confronto col candidato avversario, sottraendosi al contraddittorio. La trasmissione era stata programmata fin dal 16 maggio, quindi il giorno dopo lo spoglio. Sono stati contattati telefonicamente direttamente i candidati. Da parte del dottor Ricci non abbiamo avuto nessuna risposta né alla telefonata né al messaggio telematico inviato al suo cellulare. Il giorno successivo abbiamo inviato una mail e anche questa è rimasta senza risposta. Abbiamo allora contattato alcuni collaboratori del candidato che subito ci hanno informati che l'agenda era piena e il dottor Ricci non avrebbe potuto partecipare. Tutto questo già una settimana prima e solo dopo un giorno dallo spoglio. Anche nei giorni seguenti e fino a ieri pomeriggio abbiamo tentato con vari contatti di avere la presenza di Ricci in trasmissione, senza esito positivo. Nel corso degli oltre 43 anni di attività nell'informazione, Antenna 3 ha seguito tutte le campagne elettorali con trasmissioni dedicate e realizzate per l'occasione. Nessuno ha mai disertato. Molte volte abbiamo rimodulato gli orari per andare incontro, insomma, alle esigenze dei vari partecipanti. Anche questa volta, se non ci fosse stato un fermo diniego, avremmo potuto rivedere gli orari di registrazione, che comunque avrebbero occupato un'ora al massimo tra le 21 e le 23. Antenna 3 non fa parte di nessuna tifoseria, ma è sempre stata e lo sarà al di sopra delle parti e neutrale. E non deve ringraziare nessuno se non chi ha collaborato e lavora e collabora tuttora con la testata. Pur avendo profonda stima per la persona del dottor Ricci, vogliamo ricordare ai suoi collaboratori che l'organizzatore dell'evento di ieri pomeriggio, ripreso poi dalla TV di Lucca, aveva regolarmente informato della ripresa televisiva e quindi tutti ne erano a conoscenza. Sarebbe bastato che qualcuno, eventualmente spiazzato e non informato della presenza delle telecamere, ci avesse informati, come credo chiunque avrebbe fatto per serietà nei rapporti anche personali come con noi. Detto questo, interviene il direttore Andrea Lazzoni. Se mi permettete, al di là di ogni presa di posizione di chi non è a conoscenza dei fatti, ma interviene per sentito dire. Come responsabile dell'emittente e rappresentanza di chi lavora e collabora con Antenna 3, vorrei precisare che la mancata partecipazione del candidato al dibattito, pur legittima, e soprattutto la mancanza di un contatto anche telefonico, ha denotato da qualsiasi parte la si veda una scarsa attenzione rispetto nei confronti dell'emittente e questo, se permettete, ci amareggia molto. Quindi la trasmissione, come prevede la legge, è stata registrata con il solo candidato Francesco Persiani e andrà in onda questa sera alle 21:30 e in replica domani.
Sei comuni della Toscana andranno al ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio. In tutti c'è almeno un candidato del centro-sinistra. E per Gianni, presidente della Toscana, è un ottimo risultato. Ascoltiamo l'intervista. Ritengo che i ballottaggi hanno rivelato che in Toscana, anche in comuni, perché di questi sei comuni che vanno al ballottaggio, il centro-sinistra ne aveva uno a Campi Bisenzio e è quello che ritornerà, perché i due candidati sono l'uno del fronte progressista di centro-sinistra, l'altro di una posizione diciamo più radicale, ma comunque sia quello ritornerà. Degli altri cinque noi non avevamo nessun sindaco, mi riferisco a Siena, a Pisa, a Massa, a Pietrasanta, a Pescia. Quindi se solo ne viene uno fra questi cinque, ne viene un risultato migliore a quello di cinque anni fa. Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, quindi Federico Lucchetti, con il coordinatore regionale Matteo Scannerini in piazza Pellerano al fianco di Francesco Persiani in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio. Insieme a loro i candidati della lista di Forza Italia Andrea Biagini, coordinatore comunale di Massa, Matteo Basteri e Gianluca Bervicato. L'assenza di Ricci dal confronto, come avvenuto ad Antenna 3, hanno evidenziato, è la dimostrazione della fragilità del candidato della sinistra, che ha timore di misurarsi con la competenza e l'esperienza di Francesco Persiani. Nel 2018 dichiarai che il mio unico apparentamento sarebbe stato con i cittadini e le cittadine massesi. È stato così per tutta la durata del mio mandato ed è così tutt'oggi. A dichiararlo è Francesco Persiani, al ballottaggio con Enzo Ricci per diventare sindaco di Massa. Come ha spiegato Persiani, intende rinnovare quell'alleanza con tutta la comunità, con Massa e tutte le sue frazioni. Rispetto al primo turno non cambia il progetto per la città presentato e non cambia la compagine di maggioranza che andrà a comporsi. Ma un cambiamento importante ha avuto luogo in queste settimane e io ne vado veramente fiero, ha commentato Persiani. Il centrodestra unito si è ricompattato sul mio nome. Per questo risultato devo ringraziare anche i dirigenti di Fratelli d'Italia, ha concluso, che hanno capito l'importanza di questa sfida e si sono rimboccati le maniche per tornare a realizzare un futuro migliore per la nostra città. Domani mattina alle 11.30 è convocata una conferenza stampa alle stanze del Teatro Guglielmi di Massa. Il candidato a sindaco Francesco Persiani presenterà il progetto relativo all'area dell'ex intendenza di finanza. Il Partito Repubblicano di Massa appoggerà Enzo Ricci al ballottaggio. A confermarlo è stato Guido Mussi, ex candidato a sindaco. Occorre compattare le forze di centrosinistra, ha commentato Mussi, per scongiurare un'altra amministrazione di centrodestra dopo l'esperienza fallimentare della giunta Persiani. Il Partito Repubblicano ha infine lanciato un appello a sostenere Ricci sulla base di un vero e forte programma di rilancio della città. Alberto Stefano Giovannetti, sindaco uscente di Pietrasanta e candidato al ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio, ha dichiarato che, se le urne lo premieranno, vorrebbe avere al suo fianco nella giunta comunale Francesca Bresciani, Andrea Cosci, Tatiana Gliori, Matteo Marcucci e Ermanno Sorbo. Giovannetti ha spiegato che i criteri sono quelli della continuità rispetto ai cinque anni appena trascorsi, perché tanti dei progetti che sono stati messi in piedi hanno scadenze strettissime e dinamiche complesse. Quindi nessuno, meglio di chi li ha seguiti dall'inizio, può rispettarle e lavorare con la dovuta cura e decisione. Dei cinque nomi indicati, Giovannetti ha rivendicato la responsabilità e la dovuta comunicazione ai referenti delle liste della propria coalizione. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha richiesto al governo dei finanziamenti anche ai comuni della Toscana colpiti dal maltempo di questi giorni e sono stati infatti 200 le frane in regione, ma lo ascoltiamo in questa intervista.
I risultati del sopralluogo dei tecnici del Ministero ne ricavo ottimismo, anche perché poi ho visto confermato tutto questo nelle dichiarazioni che ieri pomeriggio il Ministro Musumeci ha reso in Parlamento. Del resto non sarebbe giusto il contrario. Io sono con il cuore in quello che è la situazione che stanno vivendo in Romagna. Noi abbiamo fatto, seguendo le indicazioni del colloquio che ho avuto con il governatore Bonaccini, dei gemellaggi a Conselice, il comune che ha vissuto la situazione più drammatica, perché ancora c'è l'acqua che hanno difficoltà a portare via con le idrovore. Ci sono più di 60 volontari toscani, ci sono i macchinari, ci stiamo lavorando, ma l'acqua di Faenza, tanto per citare un caso, è quella del fiume Lamone. E la stessa acqua del fiume Lamone a Marradi, a 20 km di distanza. E che si fa? Si danno i contributi che giustamente il governo ha dato al cittadino di Faenza e non ai danni che ha ricevuto Marradi, con più di 70 frane che stanno vedendo gli Appennini cambiare il volto geografico. Nei tre comuni della Romagna Toscana, che sono tutti nel bacino idrografico e hanno vissuto tutti la stessa bomba d'acqua della Romagna, di Ravenna come di Faenza, come di Imola, come di Cesena, noi abbiamo Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, che in tutto avranno più di 200 frane, e molte di queste sono l'espressione del fatto che se l'acqua in pianura ristagna sui monti ha generato delle tali trasformazioni del territorio, con smottamento, frani, spostamenti di veri e propri pezzi di montagna che ancora sono in corso, e non è mica il danno dei 50 metri di strada che slitta. Per rifare quella strada, invece che 50, ne dovremmo fare 500 e consolidarla il doppio di come era consolidata prima. Quindi è evidente che noi come Regione Toscana e come comuni direttamente interessati non ce la faremmo se non abbiamo lo stato d'emergenza nazionale, quindi un po' di risorse che possano venire dallo Stato per aiutarci a ripristinare ciò che era. Il senatore Simona Petrucci, il deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi, membri rispettivamente delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera dei Deputati, e il senatore fiorentino Paolo Marcheschi hanno affermato in una nota che il governo ha esteso l'area di emergenza nazionale anche ai comuni dell'Alto Mugello e che quindi anche i cittadini e le imprese delle aree flagellate dalle frane causate dal maltempo degli scorsi giorni riceveranno un aiuto concreto per potersi rialzare e ripartire il prima possibile. Hanno inoltre ringraziato nuovamente il personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e volontari. Infine, hanno ribadito che l'impegno per i territori coordinati fra governo, regioni e consorzi di bonifica debba sempre più essere indirizzato alla messa in sicurezza attraverso opere idrauliche e infrastrutture fondamentali per il contrasto a rischi idrogeologici sempre più sistemici. Rafforzare l'amicizia contrassegnata da una storia comune e intensificare la cooperazione già robusta in una fase così decisiva anche per lo sviluppo equilibrato dell'Europa e dell'area mediterranea. Questo è il significato dell'incontro che oggi il presidente della regione Eugenio Gianni ha avuto con l'ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández Palacios, da poco insediatosi a Roma e che è venuto a fare la conoscenza del presidente Gianni, accompagnato dalla console onoraria a Firenze, Ángeles Velloso. La visita, accompagnata da una cordiale conversazione, si è conclusa con il consueto scambio di doni e l'auspicio di ritrovarsi presso in iniziative che confermino i buoni e già proficui rapporti che intercorrono tra Toscana e Spagna. Nella classifica di Agenas delle aziende ospedaliere che nel 2021 hanno mantenuto un'alta performance ci sono tutte e tre le aziende toscane. Ce ne parla Andrea Nicolini. Tra le 9 aziende ospedaliere pubbliche, su 53 in tutta Italia, che nel 2021 hanno mantenuto un'alta performance, ci sono tutte e tre quelle toscane: l'azienda ospedaliera universitaria pisana, quella senese e Careggi a Firenze. La classifica è di Agenas, l'azienda nazionale per i servizi sanitari regionali, che conferma l'offerta di qualità toscana in un anno complicato della pandemia, qual è stato il 2021.
L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e il presidente della Toscana Eugenio Giani hanno dichiarato che rispetto al 2019 le aziende che in Italia hanno saputo esprimere alte performance si è quasi dimezzato. Per Gianni e Bezzini, il fatto che le aziende ospedaliere toscane siano tutte rimaste nel gruppo di testa ha confermato ancora una volta la grande resilienza dimostrata durante la pandemia del sistema sanitario toscano. Un attestato di qualità, anche in questo caso, per la sanità pubblica. L'analisi ha applicato per la prima volta il nuovo modello di valutazione, misurando la capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali, quanto a cure, accessibilità ai servizi, in rapporto alle risorse disponibili. Gianni e Bezzini hanno però aggiunto che con questa classifica non vuol dire che si cancellano le preoccupazioni sulla tenuta dei sistemi sanitari e i problemi che ci sono. La richiesta al governo rimane sempre la stessa: ampliare le risorse e investire di più sulla sanità pubblica, al netto dei maggiori costi per le bollette e l'inflazione che devono essere ristorati con ulteriori fondi per far sì che non vadano ad erodere risorse invece destinate alla cura dei cittadini. L'amministrazione comunale di Carrara ha deciso di concedere il patrocinio alle iniziative di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra martedì 30 maggio, organizzate dalla sezione provinciale di Massa Carrara dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Per l'occasione saranno illuminate di rosso, il colore simbolo della campagna, la Venere di Aldo Bottini, largo 25 aprile a Carrara, e armonie di luci e ombre di Nardo Dunchi al centro della rotatoria tra Viale 20 Settembre e la Statale Aurelia. Presentato ieri il nuovo sito viareggiodigitale.it, un progetto ideato dal Comune di Viareggio, nato per facilitare l'accesso di cittadini, imprese e pubblica amministrazione ai servizi digitali. Dalla promozione di una comunicazione digitale sempre più inclusiva, fino a un percorso condiviso basato sulla semplificazione e sulla trasparenza dei servizi pubblici, Viareggio Digitale vuole coinvolgere per migliorare la qualità dei servizi, ma soprattutto il loro accesso. I livelli di accesso al sito sono due: uno tramite menu dedicati, uno tramite il tasto Ricerca. All'interno tutta una serie di video tutorial che spiegano come accedere ai servizi principali legati a competenze digitali, dallo SPID a come si attiva una PEC fino al pagamento attraverso PagoPA. Non solo, a disposizione degli utenti anche un test di autovalutazione. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, noi torniamo tra pochissimo. Carissime concittadine e carissimi concittadini, tra qualche giorno sarete nuovamente chiamati al voto. Ritengo che l'esperienza del buon governo di questi ultimi 5 anni abbia notevolmente migliorato la città. Abbiamo lavorato molto e alle promesse di altri possiamo rispondere con i fatti. Il prossimo maggio sarà un appuntamento decisivo per la nostra amata città e un punto di svolta. Non sarete chiamati a decidere solo chi sarà il prossimo sindaco, ma soprattutto quale sarà la prossima massa. Insieme abbiamo affrontato una pandemia e ne siamo usciti più forti, più uniti. Il prossimo sindaco avrà un nuovo difficile compito: gestire gli importantissimi fondi del PNRR e con essi trasformare la città. Per fare tutto ciò serve un sindaco competente, incorruttibile e indipendente. Io sono pronto a questa nuova sfida. Vi chiedo di aiutarmi a realizzarla per il bene di tutti, in particolare dei nostri figli e delle future generazioni. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden! Dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume.
Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato! General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Ci sono momenti nella vita di una persona che cambiano la storia. A volte sono frazioni di secondo in cui tutto può accadere. In quei momenti è importante avere la squadra giusta, come i medici e il personale di Fondazione Monasterio, che ogni giorno curano il cuore dei neonati, adulti e bambini, compiendo gesti che cambiano la vita dei loro pazienti. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Monasterio, la mia squadra del cuore. Carissime concittadine e carissimi concittadini, tra qualche giorno sarete nuovamente chiamati al voto. Ritengo che l'esperienza del buon governo di questi ultimi 5 anni abbia notevolmente migliorato la città. Abbiamo lavorato molto e alle promesse di altri possiamo rispondere con i fatti. Il prossimo maggio sarà un appuntamento decisivo per la nostra amata città e un punto di svolta. Non sarete chiamati a decidere solo chi sarà il prossimo sindaco, ma soprattutto quale sarà la prossima massa. Insieme abbiamo affrontato una pandemia e ne siamo usciti più forti, più uniti. Il prossimo sindaco avrà un nuovo difficile compito, gestire gli importantissimi fondi del PNRR e con essi trasformare la città. Per fare tutto ciò serve un sindaco competente, incorruttibile e indipendente. Io sono pronto a questa nuova sfida. Vi chiedo di aiutarmi a realizzarla per il bene di tutti, in particolare dei nostri figli e delle future generazioni. Terminato il ciclo di incontri Cultura della Legalità, carabinieri hanno incontrato gli alunni delle scuole di Carrara per far conoscere il lavoro sul territorio. Ce ne parla Alice Spadoni. Terminato il ciclo di appuntamenti organizzati nelle varie scuole di Carrara per promuovere la cultura della legalità, i carabinieri hanno aperto le porte della caserma ad una trentina di studenti della scuola primaria paritaria Figlie di Gesù, accompagnati dalle loro maestre. A ricevere i piccoli ospiti il comandante della locale compagnia, il maggiore Cristiano Marella, che insieme ai militari e alle sue dipendenze ha spiegato in parole semplici la funzione dei carabinieri nella società, nonché l'importanza del numero unico di emergenza 112 e di come utilizzarlo correttamente. L'obiettivo del progetto prevede per i più piccoli un contatto amichevole per far conoscere cosa fanno i carabinieri per proteggere i cittadini e far rispettare le leggi. La scolaresca ha avuto la possibilità di visitare la caserma, comprese alcune zone solitamente non accessibili al pubblico, come ad esempio i locali adibiti alle attività investigative e i laboratori destinati ai rilievi fotografici e dattiloscopici. A grande richiesta, gli alunni sono saliti sull'autoradio del pronto intervento, che è l'autovettura più potente ed equipaggiata, in dotazione al nucleo radiomobile. Poi hanno visto da vicino il fuoristrada 4x4 utilizzato per raggiungere luoghi che hanno fondo accidentati e a bassa aderenza, come le zone più elevate delle Alpi Apuane.
Mentre si trovavano vicino le auto di servizio, i bambini hanno assistito in diretta alla gestione delle richieste di intervento al 112 e a una simulazione dei controlli che quotidianamente vengono effettuati con gli equipaggi dell'arma che pattugliano il territorio di Carrara. Durante la visita, tutti i militari dell'arma presenti hanno risposto alle domande curiose dei piccoli visitatori, spiegando quanto sia importante usare correttamente il numero unico di emergenza 112 per chiedere l'intervento di una pattuglia. Il progetto partecipativo di Carrara Riconciliarsi, artisti, comunità e istituzioni a cura di Maria Rosa Sussari prosegue dal 26 al 28 maggio con 3 giorni di eventi e opening. Tra mostre, installazioni artistiche, conversazioni, laboratori, grazie ai quali la comunità diventa museo. Domani alle 12 al Museo delle Arti di Carrara si terrà l'inaugurazione della mostra Oggetti della Memoria a cura di Xenia Guscina e Luca Locati Luciani. A seguire è prevista l'inaugurazione dell'installazione Giardino Fragile dell'artista e docente Fabio Sciortino con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara e la presentazione della videodocumentazione del laboratorio Con le ali ai piedi. Alle 16, nell'atrio del Comune di Carrara, in programma l'inaugurazione dei set da tè realizzati durante il laboratorio Gustiamoci un tè a cura di Mariella Menichini ed Elena Raffaelli del libero gruppo Terre Rare, in collaborazione con la Ollus Aias di Marina di Massa e delle sculture create durante il laboratorio di arte terapia L'arte che risveglia, a cura dell'artista Anna Maria Nistor e dell'assistente sociale Luca Graziano. Dalle 19.30 alle 22 presso Tech Gallery, presentazione e mostra del primo numero delle fanzine La Pecora Nera, realizzata dal laboratorio di serigrafia La Luce Rossa e dal centro di documentazione Aldo Mieli di Carrara con l'artista Giorgia Redoano. Premiazione della seconda edizione del concorso Liberi di Scrivere, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca Civica di Massa e a cura del professore Gennaro Di Leo. La cerimonia si terrà domani alle 9.30 nella sala consiliare del Comune di Massa, alla presenza della giuria valutatrice delle opere e delle autorità. Nella giornata di premiazione saranno nominati i primi classificati in assoluto con motivazioni di merito della giuria. I premi conferiti ai primi classificati sono corsi di scrittura presso la scuola Belleville di Milano, buoni per l'acquisto di libri presso librerie cittadine, opere artistiche prodotte dagli studenti del liceo artistico Palma. Ai secondi classificati verranno consegnate delle targhe ricordo. Ai primi classificati verrà inoltre donato il volume che vede pubblicato il loro racconto a opera della casa editrice di Massa Industria e Letteratura. La premiazione sarà allietata da esibizioni dal vivo di studenti del Liceo Musicale Palma, cura del professore Paolo Biancalana. Domenica a Fivizzano si terrà la prima edizione di Lunigiana Color Run, la corsa non competitiva più colorata dell'anno, ma tutti i dettagli da Andrea Nicolini. Domenica 28 maggio nel comune di Fivizzano si svolgerà l'evento Lunigiana Color Run, alla sua prima edizione, organizzato dal Centro Sportivo Italiano Massa Carrara, in collaborazione con l'Agenzia di Comunicazione SM Comunicazione Digitale, con il patrocinio del comune di Fivizzano. Lunigiana Color Run è una corsa non competitiva per runner, amatori e curiosi con la voglia di fare sport divertendosi e prevede un percorso di 6 km intorno alla città di Fivizzano, che sarà il punto di partenza e la meta finale. La manifestazione consiste infatti in un percorso ad anello che vedrà i partecipanti esplorare Fivizzano, Verrucola, Signano e Pognana, coperti dalle polveri colorate con cui saranno colpiti grazie a uno staff di volontari che stazionerà in punti nevralgici del percorso. Ad ogni runner verrà dato inoltre un pacchetto di benvenuto, contenente materiale informativo, una maglia bianca e un sacchetto di polvere colorata. La quota di iscrizione fissata permette alle famiglie di usufruire di promozioni con tariffe agevolate per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni e partecipazione gratuita per i bambini sotto i 10 anni. La partenza sarà alle 10 da Piazza Garibaldi a Fivizzano, ma il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 9.15 per permettere allo staff di controllare iscrizioni e pagamenti della quota e per la consegna del kit di benvenuto.
Versione insolita questa di giugno per inaugurare il Festival Mutamenti, spazi fluidi di un jazz senza frontiere. La rassegna itinerante è giunta quest'anno alla sua 7ª edizione. Per la prima sessione il programma si compone di 8 appuntamenti. Il primo, il 2 giugno, all'Anfiteatro Naturale di San Giorgio, nel comune di Comano, con Filippo Gambetta e Alessandro Scotto Daniello. Sabato 3 giugno a Filattiera, in Piazza Castello, con una Sofia Tomelleri, Simone Daclon, Alex Orciari e Pasquale Fiore. Domenica 4 giugno sarà il turno del Borgo di Filetto ad ospitare Riccardo Fioravanti, Max Furian, Francesco Scebà, che presenteranno Far West. Falviano Braga e Simone Mauri presenteranno invece giovedì 8 a Fosdinovo Improbabile Folk. Venerdì 9 il festival arriverà a Groppoli, nel comune di Mulazzo, con Francesco Negri, Biden Spassov e Francesco Parsi. Il castelletto Malaspina della famiglia Ciodi, nel comune di Podenzano, ospiterà venerdì 16 giugno Salvatore Maltana in duo con Marcello Zappareddu. Sabato 17 Natalia Bascià, Ginevra Benedetti e Sara Tinti si esibiranno a Tresana, al Borgo di Castello di Villa. Questa prima sezione del festival si chiuderà martedì 20 giugno spostandosi in costa al Castello Ghinolfi di Montignoso con Max Deloe, Mike Delferro e Jesper Bodilsen. Al via i saggi di fine anno della Scuola Comunale di Musica Città di Carrara, in vista della conclusione dei corsi che anche quest'anno hanno registrato un alto numero di iscrizioni. Domenica 28 maggio alle 11 il Palco della Musica in Piazza Gramsci ospiterà il concerto delle allieve e degli allievi della classe di canto moderno, seguita dal professore Marco Iardella e delle classi di musica, gioco e propedeutica 1 e 2 della professoressa Lina Menconi. Le iniziative promosse dal Comune di Carrara e curate da Artemisia Servizi Culturali nell'area archeologica di Fossa Cava proseguono sabato 27 maggio alle 10.30. In programma una visita guidata a cura del direttore scientifico dell'area, l'archeologo Stefano Genovesi, dove protagonisti del racconto saranno gli imperatori romani che per almeno 3 secoli impiegarono il marmo di Carrara per abbellire la capitale dell'impero. In contemporanea, nel laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni si parlerà delle abitudini alimentari dei romani, con particolare riferimento alla produzione di vino e olio in età romana nel territorio di Luni. Proseguono nel fine settimana in arrivo le iniziative di promozione alla lettura per tutte le età, organizzata a Pietrasanta dalla Biblioteca Comunale Giosuè Carducci. Occasioni alle quali si accompagnano le sfide del torneo di calcio delle contrade del Carnevale Pietrasantino e un'ampia offerta espositiva nelle principali sedi museali cittadine. I contradaioli scenderanno in campo nella serata di domani allo stadio comunale alle 21.15. Confermate per domani anche le letture in lingua inglese di Open Air Storytelling, la Magic Teacher. Elisa Rosellini aspetta i bambini dai 5 anni in poi alle 17 nel giardino Barzanti. Sabato 27 maggio, nella stessa location alle 17.30, si terrà picnic di letture, storie e merenda all'aria aperta, rivolte ai giovanissimi lettori dai 3 anni in su. Domenica 28 maggio alle 18.30, nel Salone dell'Annunziata, il critico d'arte e scrittore Luca Nannipieri terrà una conferenza spettacolo su Antonio Canova. Aperte le mostre Oro, Pietra, Ruggine di Claudio Barabaschi nella sala di San Leone. Il silenzio dell'Imen, dal divenire all'essere, dello scultore Adriano Tolomei in sala Grasce. Esoyam di Vladimir Kartashov nella chiesa di Sant'Agostino. La lezione americana di Alfonso Clerici nelle sale Putti e Capitolo al complesso di Sant'Agostino. Exploring Diego of Time, il museo archeologico incontra l'arte di Michael Borghetti a Palazzo Moroni e l'esposizione diffusa omaggio agli artigiani a Tonfano. Sport, giochi, divertimento per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle primarie di Pietrasanta che fino a domani si sfideranno alle piccole olimpiadi, una mini gara di chiusura dei percorsi didattici di attività motoria. Gare e ostacoli, prove di abilità con piccoli attrezzi, salti e lanci con il cronometro alla mano impegneranno i piccoli protagonisti della manifestazione ospitata allo stadio comunale 19 settembre e nel rinnovato impianto di atletica Falcone Borsellino.
L'appuntamento è organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con i due comprensivi, la scuola dell'infanzia Maria Agnese, la materna del Carmelo e le associazioni Polisport e Centro Atletico Versilia. Fidapa Business Professional Woman Versilia festeggia i suoi primi 10 anni di attività con 2 eventi in programma sabato 27 maggio a Villa Bertelli e a Forte dei Marmi. Il primo appuntamento alle 9.30 nel giardino d'inverno con il convegno distrettuale Il Metaverso, la sua storia e il suo futuro a cura di Fidapa Distretto Centro Tax Force Innovazione, che sarà un momento formativo e una riflessione sulle discipline STEM aperto al pubblico e rivolto anche agli studenti del territorio. Alle 16 invece nella sala Ferrario il secondo step, la festa del decennale Fidapa Versilia con il concerto per pianoforte, fisarmonica e voce. Sul palco il mezzo soprano Fidapa Valeria Mela, accompagnata dal pianista e fisarmonicista Gianni Martini. Domani alle 17 si terrà un incontro al convento dei Cappuccini a Massa con la dottoressa Maria Laura Valcelli, attiva nell'opera di informazione e divulgazione di una corretta educazione alla salute, dal titolo Io e le urgenze mediche, ultima iniziativa tra quelle programmate a maggio nel contesto del progetto Incontri di Educazione alla Salute. Durante l'iniziativa alcuni volontari della Misericordia di Pontremoli attueranno una simulazione di rianimazione cardiorespiratoria sul manichino. Enjoy the Dog, una giornata da cani. È l'evento organizzato da Dog Training Massa, che si terrà sabato 27 maggio nell'area sgambatura di via Fratelli Rosselli a Massa. La giornata ha come obiettivo quello di dare visibilità ai cani di canile, sostenere le adozioni e dare l'opportunità di fare conoscenze alcuni dei cani ospiti in modo più approfondito attraverso gli occhi di chi tutti i giorni li vive e li accudisce. Il parco verrà allestito con spunti riflessivi di diversi punti di vista su come vivere il cane e diversi approcci educativi per risolvere i più comuni problemi di gestione. Le educatrici saranno a disposizione per l'intera giornata, assieme al veterinario, con competenza in comportamento per approfondire, con chi lo vorrà, i diversi temi educativi relazionali. E durante la giornata saranno presenti le associazioni di volontariato per la raccolta di cibo e materiale per i cani ospiti dei rifugi. Maria Callas, Anima e Corpo, con Silvia D'Amico, è un docufilm che fa parte delle serie Illuminate, in programma domani alle 21 nella sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L'evento prevede al termine della proiezione un incontro con il regista Matteo Raffaelli, moderato dalla giornalista Maria Tucci. Infine chiuderà la serata il concerto lirico con il maestro Cesare Goretta, che accompagnerà al pianoforte il soprano Gianna Queni. Secondo le disposizioni previste per legge, in vista del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco di Pietrasanta, il 28 e il 29 maggio, in collaborazione con Croce Verde e Misericordia, è stato organizzato nei 2 giorni un servizio di trasporto pubblico gratuito per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte delle persone che hanno difficoltà di deambulazione. Per accedere a questa opportunità, ogni interessato dovrà contattare l'ufficio elettorato di Pietrasanta o le associazioni per prenotare il servizio, che sarà poi organizzato in base sia al domicilio degli utenti sia al seggio di appartenenza. Ed ora vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 26. Cielo sereno, temperature in rialzo, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Sabato 27, sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Nei giorni successivi, tempo stabile e soleggiato, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare quasi calmo. Per aggiornamenti, meteoappuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci a tutti!